Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e in questo, come promesso, unboxing per PC di questa collector per PC che è StarCraft 2 Collector Edition Heart of the Swarm, che sarebbe praticamente il DLC del gioco di StarCraft 2. Ora toglierò la stupida carta che c'è qui e poi ritorno subito. Ecco qua, sono tornato con questa Collector Edition splasticata, diciamo così. Ok, allora iniziamo da quello che è il fronte di questa collector, che potete vedere qua c'è appunto la scritta Collector Edition. Qua è tutto incavato il logo di StarCraft e qua c'è praticamente Heart of Swarm della Blizzard in questo cartone rigidissimo. Da questa parte pulitissimo StarCraft 2, come potete vedere. E qua appunto che ripete che è la Collector Edition. Qui dietro riportiamo questa stupida cosa che me l'hanno praticamente attaccata su, che poi io la toglierò. Abbiamo praticamente il contenuto. Cosa contiene? Contiene un tappetino per il mouse, ovviamente il gioco, la colonna sonora, e questo dovrebbe essere penso un artbook o qualcosa. Vabbè, è scritto in tedesco, ma il gioco è in italiano. Dopo andremo a vedere esattamente di cosa parla. E qui abbiamo praticamente esclusive, non lo so, è in tedesco, non riesco a tradurre, ma vabbè. Ora andiamo subito a vedere se riesco a togliere questa stupida cosa qui, che me l'hanno attaccata, maledetti, con la colla. Ah, meno male che è un adesivo di quelli. E qua dietro abbiamo praticamente questa bellissima texture. Qui sembrano che ci sono delle viti. Anche qui è incavata. E qui. Ora vediamo un po' come si apre questa cosa. Dovrebbe aprirsi in questa maniera. Ok. E qui ci troviamo davanti al contenuto. Ora iniziamo con il tappetino. Mettiamolo qui. Poi questo libro bellissimo, con qua è tutto in rilievo, in leggero rilievo, e anche qua c'è su una plastica che poi andremo a togliere. Ovviamente il gioco, che andremo poi a vedere meglio. Anche qua, no, aspettate, questo è il gioco, perché c'è scritto appunto Spiel DVD, dovrebbe essere il gioco è questo. Allora quello cos'è? Vabbè, poco importa. E la colonna sonora, e qua non c'è più nulla. Ah, e qua praticamente c'è questo disegno raffigurativo, non so, sul viola elettrico, veramente fatto molto bene, c'ha la sua bella figura. Quindi adesso, vabbè, facciamo sparire un po' tutto, mettiamo questo magari qua come sfondo, non so se riesco, però vabbè, facciamo sparire un po' tutta sta roba. Ok, qui ho aperto tutto, quindi ci troviamo davanti subito a visionare il bellissimo, dovrebbe essere un artbook. Quindi andiamolo a vedere insieme. Qua, come ho detto, è tutto in questo colore un po' metallico, con la scritta in rilievo. Veramente, anche qua dietro, qua è tutto in rilievo. Veramente una ficatissima ficata. Ora andiamo a vedere piano pianino. Ah, ok, facciamo una cosa, spostiamo un po' tutta sta roba e ci mettiamo solo il libro qui. Ok, spostiamo. E ci mettiamo il libro e lo andiamo a vedere. Prima pagina, vabbè, con su StarCraft 2. Alcune scene del gioco. Più che scene, diciamo immagini. Veramente fichissimo. Sto facendo una fatica della Madonna. Cioè, veramente un fico fico, mi esalta. Ok,
Questo, tra l'altro, non so se avete inquadrato, ma più o meno ho la stessa raffigurazione nel mio tappetino del mouse che avevo già preso, che avevo fatto vedere in qualche video. Veramente un bel artbook, fatto veramente bene. Qua non so cosa siano questi cosi schifosi, boh, che schifo. Vabbè, non faccio vedere tutte le pagine, vabbè, adesso saltiamo un po', vediamo un po' se c'è qualche cosa, un po' così. Wow. Sì, molto veloce, molto. Non sto lì a far vedere tutto, anche perché sennò magari chi non ce l'ha, magari lo vuole prendere poi. Vabbè, qua abbiamo questo artbook che è veramente fatto bene, poi vabbè, qui c'è il CD di gioco. Ok. Niente di che, qua c'è il codice, un mega slim, super slim librettuccio. E qui dovrebbe essere quello che è. Ah, ci dovrebbero essere una specie di mini filmato, dovrebbe essere sia in Blu-ray, behind the scene Blu-ray, ok. Vabbè, dopo me le guarderò. Dovrebbe essere, penso, un breve filmatino, non lo so. E poi abbiamo appunto, come ho detto, il tappetino del mouse e la colonna sonora che io tengo chiuso, e qui abbiamo praticamente tutto il contenuto di questa Collector Edition di StarCraft 2 Heart of the Swarm, che è il secondo DLC, il primo DLC di StarCraft 2, ecco. Tra l'altro mi sono accorto che volevo appunto dirvi che mi sono accorto che il 6 di febbraio ho fatto un anno su YouTube, quindi niente, voglio ringraziarvi tutti dal primo all'ultimo. Sì, non ho tantissimi iscritti, però ho fatto molte conoscenze di molte persone molto simpatiche, che alcune sono anche diventati, possiamo dire, amici virtuali, anche perché non li conosco dal vivo, quindi vabbè. E niente, lo so che anche se ho tanti iscritti sto facendo un po' poche visualizzazioni, ma sto notando che sui, diciamo, video acquisti, eccetera, non è male. Molto probabilmente i gameplay non attirano moltissimo, anche perché ci sono molti, molti, molti canali che fanno sempre anche stessi gameplay, quindi non è sempre facile. Magari un utente ha il suo canale preferito. Ok ragazzi, cosa vi posso dire? Questo è l'unboxing di questa collector e vi aspetto ai prossimi video. Ciao a tutti da Genetic DNA.